Ci prova, ma la palla viene spazzata via. L'Atletico Maremma si avvicina molto alla porta, ma Micheli riesce a parare. Terminato basso, ci riprova con Nicolai e Morelli prova ad inquadrare lo specchio della porta, ma non ci riesce. Si riparte con una rimessa dal fondo del portiere. Allora Valentina, fino ad ora che Saminiato hai visto? Ho visto un San Miniato un po' al di sotto di quelle che sono le capacità e le qualità della squadra e vorremmo vedere un San Miniato un po' più dinamico e anche un po' più veloce. Secondo me è un po' troppo spezzettata questa partita. Sì, ci sono state anche diverse occasioni da parte dell'Atletico Maremma, non ce lo saremmo nemmeno aspettato perché conosciamo le qualità del San Miniato basso e penso che l'Atletico Maremma si sia avvicinato un po' troppo alla porta e troppe volte. E mi sembra che l'Atletico Maremma si stia chiudendo troppo in difesa. Sì, si sta chiudendo in difesa perché comunque il San Miniato basso ci ha provato molte volte anche se non è riuscito a centrare la porta e ora l'Atletico Maremma si sta chiudendo per evitare appunto che il San Miniato basso faccia gol. Riparte il San Miniato basso con Morelli che però viene fermato dalla difesa avversaria come abbiamo detto. Secondo me sotto la porta deve avere più convinzione il San Miniato perché sicuramente gli manca questa convinzione per poter andare a concludere. Sì, il San Miniato basso arriva davanti alla porta non troppo convinto. E alle volte dovrebbe essere anche un po' più veloce perché l'altra squadra, l'Atletico Maremma, riesce comunque a fermare l'azione. Si avvicina l'Atletico Maremma e per molto poco non entra in porta, soltanto per uno sbaglio del giocatore. Come dicevamo in un San Miniato un po' al di sotto delle qualità che ci sono, Vanni comunque riesce ad emergere. Tra l'altro Vanni è anche un ragazzo del 2005 che in ogni partita riesce, fa sempre il suo e riesce sempre ad emergere. Però sembra che oggi non ce la facciano, infatti anche adesso l'Atletico Maremma si riavvicina molto con il numero 9 alla porta, poi ancora per uno sbaglio non riesce a centrare lo specchio della porta, però anche in questo caso il San Miniato basso ha rischiato. Il San Miniato basso sale, si avvicina alla porta, ma come abbiamo detto anche prima l'Atletico Maremma si è chiuso in difesa e anche questo tiro non è stato forte, non è stato convinto, quindi non ci sono stati grossi problemi. San Miniato ci riprova, ma la palla viene spazzata fuori e quindi l'azione non è stata conclusa. Comunque bisogna dire che anche l'Atletico Maremma non è che abbia concluso più di tanto, arriva lì a metà area e comunque azioni clamorose non ne ha fatte. No, l'Atletico Maremma arriva molte volte davanti alla porta ma non riesce a concludere le azioni, tante volte sbaglia e i palloni arrivano fuori, quindi non abbiamo visto azioni particolarmente belle da vedere.
Peccato, perché il Samminiato dovrebbe crederci di più, perché comunque il Samminiato sta lottando per la promozione, quindi non può permettersi distrazioni, no? Sì, ci sono stati anche diversi passaggi sbagliati e, da una squadra che tutti sappiamo qual è l'obiettivo del Samminiato Basso, quello di tornare in eccellenza, ci sono stati degli sbagli che non ci sarebbero dovuti essere. Comunque ora si riparte con un calcio d'angolo, però anche questa volta il pallone finisce al di sopra della porta, quindi anche in questo caso pericolo scampato per il portiere avversario. Auguriamoci che ora, alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, mister Ticciati parli un po' con i ragazzi e li convinca sempre di più che comunque potrebbero anche arrivare al successo. Sì, perché comunque in campo l'esperienza si vedono due tipi di gioco diversi, perché l'Atletico Maremma sta giocando bene, ma l'esperienza sul campo si vede dalla parte del Samminiato Basso, perché molti palloni che magari erano persi sono stati anche recuperati. Sì, l'Atletico Maremma sta giocando alle spalle del Samminiato, perché il Samminiato lo vede talmente non convinto e quindi provano a spingere loro verso l'area dell'avversario. Sì, infatti anche in questo momento si sono avvicinati molto alla porta di Micheli, però va detto che tutte queste azioni poi alla fine non vengono concluse, perché arrivano davanti alla porta ma alla fine non riescono a concludere. Samminiato Basso comunque ci sta provando, perché è ben chiaro ai ragazzi qual è l'obiettivo della società e quindi stanno insistendo. Le partite in casa ci dovrebbe essere il successo finale di dover vincere, perlomeno provarci. Sì, poi ci eravamo già abituati con la prima partita del campionato, quindi la scorsa domenica, e comunque il Samminiato Basso è riuscito a portarsi a casa 3 punti, un 2-0 con l'Armando Picchi, anch'essa retrocessa, e quindi ci eravamo già abituati a un buon calcio e a un Samminiato Basso molto carico e con obiettivi chiari. Appunto, giocando in casa, un motivo in più per far bella figura. Comunque siamo ancora agli sgoccioli del primo tempo e non possiamo dire neanche assolutamente niente, perché vuol dire tanto andare negli spogliatoi e parlare anche con il mister. Sì, poi dobbiamo considerare anche che l'Atletico Maremma è partito carico e veloce, però comunque sono stati giocati già quasi 45 minuti, quindi probabilmente vedremo anche un po' un abbassamento del ritmo nel secondo tempo e magari ne potrà approfittare il Samminiato Basso. A questo punto l'importante è andare negli spogliatoi e il primo tempo concluderlo in parità. È finito il primo tempo 0-0 e i giocatori rientrano negli spogliatoi. Yeah.
Lanzini Fabio e dell'Atletico Maremma. Abbiamo visto una partita con dei giocatori che hanno corso tanto e che hanno creato anche diverse azioni, che però per più delle volte non hanno trovato conclusione, perché sono arrivati tante volte davanti alla porta, ma poi di fatto non c'è stato il gol. Sì, è stata una partita giocata da tutte e due le squadre, forse noi meglio il primo tempo e il secondo tempo è venuto fuori il San Miniato. È giusto secondo me il pareggio, sono state due belle squadre che si sono affrontate a viso aperto. Ti ripeto, abbiamo avuto il primo tempo noi due o tre belle occasioni, ma comunque anche il San Miniato ha avuto il secondo tempo due o tre belle occasioni anche loro, quindi fondamentalmente è giusto il pareggio. È stata una bella partita secondo me con due belle squadre. Vi aspettavate una partita più difficile o comunque l'avete vissuta alla pari? No, sapevamo che il San Miniato Basso è un'ottima squadra, sappiamo che ha degli elementi importanti, domenica venivano da una vittoria importante fuori casa, noi da una brutta sconfitta in casa, quindi sicuramente siamo venuti aspettandoci una partita difficile, e quello che è stato, è un'ottima squadra che sicuramente in casa renderà la vita difficile a tutti.